Ciao a tutti dal vostro corrispondente da San Pietroburgo. Normalmente non mi occupo di cronaca, ma siccome questo è successo proprio a pochi passi da dove abito io, vi racconto quello che è successo. In pratica mi trovo davanti al palazzo di Tavarišeski Prospekt, numero 22, i cui residenti questa mattina sono stati svegliati molto presto, di mattina presto, dalla polizia, che è ancora qui, forse riuscite a vedere il loro camioncino in fondo, perché c'è stato un allarme di un ordigno esplosivo. Sembra, dalle notizie che ho letto dai siti internet russi, che alle 5 di questa mattina ci sia stata una piccola esplosione in questo palazzo e dopo 2 ore sono arrivati i poliziotti a evacuare tutti i residenti. Sono stati evacuati e ospitati in questo asilo per bambini che si trova proprio davanti. E sembra che siano state arrestate 3 persone. È stato trovato, così si dice, un altro ordigno esplosivo che è stato disinnescato. 3 persone sono state arrestate o fermate per accertamenti. Erano tre inquilini dell'appartamento dove è stato trovato questo ordigno. Sembra che siano anch'essi provenienti dall'Asia centrale e niente, adesso ai residenti mi risulta sia stato dato il permesso di tornare nel palazzo, anche se non sono sicuro che siano tutti tornati. La polizia è ancora qui. Ci sono dietro di me, vedete, le troupe di canali televisivi russi. Anche da questa parte, vedete? E niente, ma siccome io non sono un giornalista, vi lascerò fare i rapporti a loro. Buona giornata a tutti, ciao ciao.